Salvare la riserva regionale del Borsacchio, ripristinare il perimetro tagliato con la legge di bilancio e approvare il piano di assetto naturalistico. Le associazioni ambientaliste questa mattina sono scese in piazza, in particolare il WWF Abruzzo, Lega Ambiente Abruzzo e l'associazione Guide del Borsacchio, per criticare la scelta operata dalla Giunta Marsilio. Non condividiamo minimamente il metodo attuato. In una legge finanziaria è stato inserito un emendamento che di fatto non ha solo ridotto la riserva del Borsacchio, ma l'ha quasi annullata, perché il perimetro è stato diminuito di circa il 98%. Quindi un metodo sicuramente non condivisibile, che porta a ridurre la superficie protetta della nostra regione. Non dimentichiamo che questa giunta aveva già provato a ridurre il perimetro dell'unico parco regionale, quello del Sirente Velino, che per fortuna la Corte Costituzionale ha poi ritenuto non giusta la legge regionale. Inoltre la riserva del Borsacchio è una delle poche aree protette lungo la costa abruzzese che ha finora difeso il territorio da speculazioni edilizie, dalla caccia selvaggia, e quindi andare a ridurre la protezione sul territorio mette sicuramente a rischio un lembo di natura ancora naturale sulla nostra regione. Fermo il principio che le aree protette non si istituiscono né si cancellano con le leggi finanziarie, in particolare in questo momento, con i cambiamenti climatici che premono sul nostro territorio, la conservazione degli ecosistemi è fondamentale e va assolutamente quindi accompagnata e non ostacolata. A questo punto cosa farete come associazione? Intanto con il pool di legali che ci accompagna sempre, spesso in maniera proficua, studieremo tutte le azioni possibili per intervenire da questo punto di vista. E poi è importante mantenere alto quindi il dibattito pubblico e l'azione sui territori, tenendo presente che la riserva va conservata e va gestita in collaborazione con il territorio e con tutti coloro che lo animano e ne fanno parte.